Allora, direi di iniziare subitissimo e oggi andremo ad utilizzare lei, che è la palettina della Morphe, questa qua, la 15T, per la precisione, questa con queste colorazioni qua, super mega power. Andando avanti, vorrei fare prima una cosa agli labbra. Allora, mettiamo un po' di burro cacao. Aspetto un attimo che si assorba e poi voglio andare a mettere questo prodottino qua, che è il quello praticamente che gonfia le labbra, non so come spiegarvi, della Too Faced. Ce ne sono di due versioni, questa è la versione diciamo più semplice, più leggera, ecco mi veniva, e si chiama Lip Injection Lip Plumper. Partiamo subito con una base occhi e andiamo ad applicare lei, che è la solita. Eccolo qua, lui, specchietto. Vi vedete? Ciao! Allora, andiamo subito a prendere, che qui non c'è purtroppo, perché come potete vedere non c'è un colore burro per fissare il mio correttore. Quindi vado a prendere una palettina così a caso che mi trovo qua nella mia makeup collection, e questa è la palettina, perdonatemi, di Huda Beauty, e vado a prendere il colore burro, questo qua. Io mi sono fissata con, di nuovo, con Gossip Girl, e quindi sto rivedendo di nuovo tutte le sei stagioni. E miseria come appaio bianca, vabbè, speriamo bene. E quindi vi stavo dicendo che sto rivedendo tutte le stagioni e questa cosa non va molto bene. Sono arrivata alla terza stagione, tipo, ovviamente su Netflix, amo Netflix. E un'altra serie TV che devo assolutamente iniziare è You, che come protagonista, da come ho capito, c'è Dean Humphrey di Gossip Girl. Io, perdonatemi, ma non so minimamente i nomi degli attori reali. E, scusatemi, stavo vedendo le notifiche su Instagram. Se ancora non mi seguite, fatelo, trovate il link diretto sotto in bio. Direi di partire subito con il trucco. Vado ad applicare un marroncino. Voglio fare una cosa semplice ma particolare allo stesso tempo. Allora, voglio andare a mettere innanzitutto un colore di transizione e andiamo ad applicare questo colore qua di transizione. E vi stavo dicendo, quindi voi se l'avete vista, non l'avete vista, cosa mi dite, insomma. I colori appaiono molto più scuri in fotocamera rispetto che nella realtà. Mi ci devo un po' abituare. Se tutti se lo stanno chiedendo, io prima filmavo i miei video, cioè, ora si notano molto di più le mie discromie. Filmavo prima con il mio fantastico 8 Plus, questa fantastica cover, e niente, filmavo con questa, con questo qua, con la fotocamera ovviamente esterna, e passavo il video sul mio MacBook 13 pollici, dopodiché editavo il video e poi caricavo su YouTube. E niente, io mi trovavo stra bene con il mio cellulare, sinceramente non mi ha dato mai problemi, sia per quanto riguarda l'autofocus, non riesco a capire che cavolo è questa macchia qua della pelle, non mi ha mai dato problemi sia per l'autofocus che per niente, ma nulla veramente. E fin tanto che ho deciso di comprare una cosa un po' più professionale con la quale poter girare i miei video. Cioè, sarei andata avanti tranquillamente con il mio cellulare, perché comunque li facevo, caricavo sul computer e li eliminavo, quindi di memoria diciamo non ne soffriva. A questa macchina fotografica qui non si possono aggiungere microfoni esterni, quindi la cosa un po' mi preoccupa, però spero vivamente che la qualità sia buona. Ok, dopodiché vado a prendere il marrone,
marrone caramello. Sto facendo un casino. Sapete voi che io qua non ho spazio, non lo sapete. Sapete, conoscetemi meglio di me. Vado a prendere questo marrone qua della palette e lo metto ovunque. Nel mentre però io voglio andarmi a tamponare un po' di burro cacao, che è arrivato il momento di mettere questo. In molte mi hanno scritto e mi hanno chiesto l'effetto. Applicato così, effetto a caldo, oltre a vederle più lucide, non pizzica. Non sentite niente. Ok, vado ad applicare il marroncino che vi ho fatto vedere prima su tutta la palpebra. Sì, ok, devo dire che pizzica. Ci siamo. E lascio libero, diciamo, l'angolo interno. Poi dopo io faccio questa cosa perché dopo andrò a tamponare il lucido e vado ad applicare un rossetto in modo tale che le labbra sono belle power. Dopodiché vedo, vediamo insieme se riapplicare o meno il lucido di nuovo. Mi pizzicano. Prendo un fantastico mio pennello e vado a spiattellarci sopra una bella spruzzata di Fix Plus. Prendo un fantastico pennello comprato al Cosmoprof. Prendo il giallo lime e lo applico qua. Ora un rigo di eyeliner e ci siamo. Allora, volevo utilizzare il nuovo eyeliner della Revolution. Ho trovato tutto, quello che mi è stato regalato per Natale, però dobbiamo terminare questo qua di Natale. Mascara, abbondantissima mascara. E poi faccio l'altro occhio e ci vediamo dopo. Utilizzo Climax. Oh, what? Eccolo qua, utilizzo Climax della NARS. Mi piace come mi dà l'effetto le ciglia. Ok, benissimo, vado a fare l'altro occhio e noi ci rivediamo subito dopo per la base. Sono tornata più carica di prima. No, scherzo. Allora, sono tornata e ho visto un pezzettino della ripresa e ho notato che l'audio purtroppo era un pochino basso e quindi cercherò di parlare ad alta voce. Come base vado ad applicare il mio solito fondotinta, scusatemi, ok, il solito fondotinta della Fenty Beauty, ma prima io direi di applicare una base viso. Allora, vado ad applicare la crema della Mulac, della linea skincare di Mulac. Me ne basta veramente poca, lo sto utilizzando tantissimo, come potete vedere, mi piace tantissimo. Io qui ancora ho il mio... Scusate, il telefono continua a suonare, quindi ora togliamo la suoneria. E vi volevo dire che ovviamente nel mentre non pizzica più. Il pizzicore, il bruciore è durato poco. E ora voglio andare a tamponare la situazione. E vi voglio far notare che le mie labbra, sì, sono più grandi, però non eccessivamente. È anche vero che io non ho voluto prendere quello extreme, ma ho voluto prendere, diciamo, quello, la base delle due, perché appunto non sapevo cosa poteva succedere. Vado a prendere il mio Fenty Beauty, che oggi o ieri sono usciti anche i correttori. Forse con questa macchinetta fotografica apparirò più bianca dell'altra volta. È cambiato il mezzo di registrazione, quindi secondo me apparirò più bianca, però vi farò vedere che sono uguale al collo, perché questa volta forse potrete notare di più le mie discromie rispetto al mio collo. Sembra proprio un cerone messo così, sì. Cavoli. Sapete, tipo quelle americane che si spiattellano con ceroni power? Ecco, sembra uno di loro. Ma in realtà è uno dei miei fondotinta preferiti. Full coverage sì, ma lo sento veramente, ma veramente poco. Ah, scusate. L'Instant Anti-Age della Maybelline, che finalmente sta terminando. Grazie. Quindi io direi di passare finalmente a un baking. Ok, come baking, Laura Mercier Mulac, la Seal the Deal White, piumino,
all'interno non riesco ad utilizzarlo, quindi io preferisco prendere la spugnettina Mulac, non vedete la scritta per Mulac, ve lo assicuro, e tamponarlo qua sotto. Lo metto anche nel mento perché è una delle zone dove divento più lucida. Polveratina generale con l'Universal della Laura Mercier che vi pulisco solo per voi. Eccola qua, questa è l'Universal. Ta-da! Che vado a spatacchiare in tutto il viso con il grandissimo pennellone della Real Techniques, il Powder Brush. Prima di continuare con il resto del viso, passiamo alla parte sotto degli occhi. Vado a riprendere il marrone che ho spatacchiato in tutta la palpebra. Ok, però vado ad intensificare, se non cade tutto, la parte in fondo andando a prendere questo marrone che si chiama Throwback. Sto sfumando. Riprendo il giallo, lo vado a verde lime. E lo applico qua. Mascara nella parte sotto degli occhi. Continuo ad utilizzare lui, l'unico inimitabile Better in Dance X della Too Faced. È terminato. Mi basta soltanto uno scovolino sporco. Ok, possiamo andare a colorare questo viso che è diventato piatto. Prendo lei, la mia Shade Light. Fantastica Shade Light con il mio. A parte che il packaging nero fa pietà su queste cose, però è lo stesso. Lui, bucone, lo vado a utilizzare per il mio contour al naso. Zigo Mouse. Benissimo, blush. Come blush, raga, non lo so. Andiamo a ripescare questa amatissima, vecchissima, cioè vecchissima, vecchia edizione della Too Faced, la Love Flush. Come potete vedere, io ho una preferenza netta per questo color pesca che è quasi terminato, però quest'oggi andiamo ad utilizzare quello accanto che si chiama Baby Love, questa colorazione qua marroncina che secondo me riprende anche un pochino il concetto dell'ombrettino. Si era spenta la registrazione. Allora, mi sono fermata all'applicazione del blush, come potete vedere, e vado ad applicare quello che ne rimane del mio Glow Setter di Glam Glow. Ne rimane veramente pochissimo. Notate quanto sono stata brava. Allora, ho notato che nella realtà questo super verde appare, senza le luci puntate, appare molto, ma molto, ma molto chiaro. E quindi io andrei a fare un punto luce con i miei amatissimi illuminanti di Anastasia Beverly Hills. Vado ad applicare l'illuminante ovunque. Andiamo ad applicare lui. Io vi dico buongiorno, pennellino piccolissimo, perfetto, cioè raga, mi piace tantissimo. Ok, manca il rossetto. Rossetto, siccome mi deve durare, volevo, cioè, voglio applicare una cosa sicura. All'inizio volevo applicare lui, perché se no ci stava benissimo una tinta labbra, cioè la tinta labbra sarebbe perfetta. Però color caramello, miseria. Forse sì, ce l'ho. Questo o questo, 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 questo. Questo qua. Questo è una tinta della Mulac, la mia amata Mulac, l'edizione quella Feminine. È una tinta labbra, un rossetto liquido vinilico con l'effetto quindi lucido e ci sta benissimo con il concetto di prima del plumper che è andato totalmente via, però vabbè. So benissimo che durante la cena andrà via, però vi devo dire che con il raffreddore forse è meglio mantenerle idratate piuttosto che applicare una tinta opaca e fare un casotto. E niente, questo è il mio look per questo sabato sera. Il video lo vedrete domani, quindi buona domenica. E io vi mando un grandissimo bacio, vi auguro buona giornata.
buon relax, buono shopping, buon divertimento, qualsiasi, buono studio, qualsiasi cosa facciate e spero che avete passato un ottimo sabato sera. Vi mando un bacio. Ciao, al prossimo video.